Buongiorno fanciulli e buon lunedì 28. Io sono qua a casa e stamattina non scendo perché in realtà avevo i domicili, mi avevano assegnato i domicili ma non li ho. Mamma mia, ieri siamo andati al parco e ad una certa non ci siamo, cioè almeno io non mi sono resa conto che faceva freddo, no? Marco continuava a dirlo, fa ragazzi fa freddo, fa freddo. Io e il suo amico proprio zero, perché forse perché eravamo particolarmente sdraiati proprio sull'erba e lui ecco, non è che riesca proprio a sdraiarsi letteralmente proprio sull'erba, anche se c'è il telo. Non lo so, era, cioè, stava un po' in piedi, un po' giocava con la padella solo, perché poi a un certo punto il suo amico l'ha abbandonato. E aspettate un attimo che vi appoggio qua. Mi ha fatto straridere sta cosa perché poi a un certo punto, cioè io ho giocato a pallone un po' con loro per un attimo e poi in realtà mi sono rotta le scatole e niente, e poi invece vabbè, vada. Stamattina mi faccio il latte così con i cereali. E poi ovviamente mi faccio il caffè. Ok, prendo i miei occhiali e mi vesto. Cioè mi vesto, faccio colazione, scusatemi. Apro pure qua in camera. Poco. Perché così almeno facciamo arieggiare un minimo. E mamma mia, dopo devo sistemare. Cioè, c'è veramente un casino qua. Letteralmente un casino. Che pizza, vi giuro. Cioè, non è che sia molto contenta alla fine quando sto a casa perché poi alla fine devo sistemare. Tra una roba e l'altra c'è sempre qualcosa da fare e non riesco mai a dedicarmi, insomma, ai video recentemente. Mi mangio questi qua, assolutamente. Ho messo il flash. Allora, io di solito faccio colazione in piedi così. E voi direte, ma questa è matta? Sì. Nel senso che tendenzialmente se voglio fare di fretta, questo è latte e caffè con i cornflakes dentro, faccio così, sto in piedi e mi faccio la mia bella colazione. Allora, ho fatto una cosa di cui sicuramente vi parlerò successivamente, anzi voglio farvi una breve intro solamente perché l'ho fatta stamattina, ovvero la luce pulsata, l'epilazione a casa con la luce pulsata di Royal Skin. Vi faccio vedere velocemente i prodotti, insomma, però in realtà ho già fatto una first impression e oggi mi sono fatta le gambe e le ascelle, quindi poi lunedì prossimo farò il resto. Sicuramente vi consiglio di seguire i miei weekly vlog perché ne parlerò, cioè se effettivamente poi funziona o non funziona, se i peli ricrescono, se i peli comunque si diradano sempre di più. Però vi faccio vedere adesso un attimino velocemente quello che ho fatto perché ho fatto un po' di foto, ho fatto un po' di backstage e ho fatto il video proprio in cui attualmente vi faccio vedere come funziona. Ora, eccola qua. Allora, questa qui è la, come si dice, è appunto la luce pulsata. Vedete che bella. Tra l'altro è proprio carina, così bianca. E mi piace un sacco perché ha pure la sua base. Quindi voi la potete schiaffare così, tac, e via, ok? E sta anche bene, cioè è bella anche d'arredamento. Poi ci sono qua gli occhialini, che io ovviamente ho utilizzato, perché poi mi dà fastidio proprio agli occhi. E questa qui, dentro questa scatola c'erano gli occhialini e ovviamente il caricabatterie. Ok, bagno pulito, finalmente. Cercato di mettere un po' di ordine, la lavatrice sta finendo, ho fatto anche i pavimenti con lo Swiffer e lo Swiffer Wet. Adesso devo sistemare alcune cose là, là sul tavolo e lo stendino che è la parte più critica. Adesso sistemo tutto. Fanciulli, eccomi qua. Allora, stamattina multitasking veramente. Nel frattempo vi ho mandato il video vlog. Ah! Brucia il video vlog registrato questo weekend, poi ho, cioè Marco mi ha messo fuori lo stendipanni che abbiamo fatto anche un'altra andata. Niente, io mi sono vestita e volevo anche farvi vedere come ero vestita. Aspettate un attimo,
apro le persiane perché così, cioè, no bueno. Mi sono messa questo maglioncino beige che in realtà non volevo metterlo fuori perché stava troppo male, cioè, messo qua sopra, no? Avendo il pantalone a vita alta. Poi questi pantaloni qua li ho presi da Stradivarius. E niente, insomma, questo qui è il mio look del giorno. Scusatemi il casino dietro. Il trucco è questo qui e spero e penso si veda bene. Guardate che bella, che belle le mie ciglia con la laminazione. Io anche qua non ho messo nessun mascara. Comunque reggono tranquillamente le ciglia, mi piacciono tantissimo. E ho messo appunto un po' di correttore dell'ombretto marroncino color terra sopra, sulla palpebra, e poi ovviamente la terra come sempre. Ho messo anche un filo di blush, c'è tantissimo, ovviamente i capelli sciolti perché li ho legati, ma perché prima mi dava fastidio quando stavo facendo le cose a casa. E niente, il look del giorno è questo qua. E mi sono anche dimenticata di farvi vedere una roba. Faccio vedere qua sopra, aspettate. Volevo farvi vedere che appunto ho preso questa borsa nuova di La Belle Rose. Aspettate perché... Eccola qua, ve la faccio vedere così. Purtroppo la luce è quello che è. Insomma, comunque è una borsa color verde militare. Oddio, ma non si vede, aspettate. Ve la faccio vedere bene. Qua, eccola qua, vedete il colore della borsa. Ed è appunto questa borsa qua, color verde militare, che mi piace tantissimo, si può portare sia così che anche con la sua tracollina. Dentro si presenta così, con la cerniera, dietro pure, e qua c'è una taschina, ed è media capienza, cioè non è né troppo piccola, però per uscire di giorno, soprattutto magari la sera con un outfit anche abbastanza particolare, secondo me, cioè anche come colore a me piace tantissimo. Eccola qua indossata. Così forse il colore rende di più, si vede un po' meglio. E vabbè, volendo, appunto io di solito la porto così a tracolla, che mi piace un sacco. E secondo me anche il colore è veramente super carina. Veramente, veramente bella. Fanciulli, eccomi qua. Niente, io sono pronta per andare a Milano. E niente, il tempo di scaldare 2 secondi la macchina un attimino. Comunque pensavo facesse più freddo, cioè più caldo, scusatemi. Invece fa un po' freddino. Non mi ricordo neanche se ho portato i fazzoletti, sì. Perché in realtà mi prude il naso, però vabbè. Niente, quindi mi aspetta lo pneumologo e lo tuino. Vediamo che cosa mi dicono, dopo vi faccio sapere. Martedì 29, niente, vado a Milano tutto il giorno io. Un goloso. Fanciulli, oddio, buongiorno. Niente, io, mamma mia, a parte che ho dei capelli veramente terribili, perché li devo lavare, cioè, decisamente li devo lavare, nonostante sembra che siano di questo mosso fenomenale, in realtà fanno un po' schifo. Niente, io sono andata a lavoro stamattina, in realtà ero ritardissima, vi giuro, stamattina ho fatto proprio le corse che ho mangiato mentre guidavo. Cosa che non si fa, mi raccomando, non si fa. E niente, stamattina ero in realtà sempre qua intorno alla Monza Brianza. Poi per la prima volta dopo più di 100 giorni ha piovuto qua al nord in generale. Da quello che ho capito ha piovuto anche su, cioè giù, scusate, io sto più in su effettivamente rispetto a Milano. E niente, insomma, quindi questo è quanto. Ieri sera sono tornata, in realtà sono tornata tipo alle 8:30 di sera, solo che tra una roba e l'altra abbiamo iniziato a mangiare alle 9, ha cucinato Marco ovviamente, e nulla, ecco, oggi pomeriggio ce l'ho tutto libero, ma in realtà devo fare un bel po' di cose, devo fare un po' di roba al computer, finire di montare alcuni video, se riesco voglio registrare assolutamente un pezzo di video che devo fare per una collaborazione, e niente.
questo quanto, mamma mia, c'ho una faccia terrificante, veramente. E nulla, sono veramente morta però. Cioè, vorrei poltrire tutto il giorno, ma in realtà devo fare veramente un sacco di cose. Cioè, proprio un sacco. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Mi sono fatta pasta e pomodorini, in realtà ho già finito. Se mi seguite su Instagram sicuramente avrete visto le storie, ecco. E niente, domani sono sempre qua la mattina a Monza e il pomeriggio scendo. Quindi, questo è quanto. Basta. Volevo aspettare Beautiful prima di iniziare a lavorare al PC, però vedo, perché in realtà appena sono tornata a casa ho rifatto subito il letto, perché stamattina proprio disfattissimo, ho lavato i piatti perché non ce la facevo più a vedere i piatti così. Poi mi sono messa a parlare con una mia amica al telefono e nel frattempo arriva, come è arrivato Marco? Cioè, ha fatto un attimo le sue cose, poi ha preso e se n'è andato, perché se n'è andato in ufficio. Quindi praticamente alla fine della fiera ho mangiato da sola e lui non ha mangiato. Vabbè. Se n'è andato a mezzogiorno, però vabbè, pazienza. Allora, niente, io sono arrivata a Milano. Stamattina avevo fatto i boccoli, ma con appunto il quelli lì con quel tubo che si mette qua in testa, ma sono già scesi, ma penso che siano appunto anche scesi perché comunque sia piove. Quindi diciamo che l'umidità non è che aiuti, l'umidità, l'acqua, la pioggia, eccetera, non è che aiutino tanto. Comunque mi sono arrivati dei pacchi. Allora, vabbè, uno in realtà è inutile in realtà che faccio vedere, però vabbè, facciamo finta. Le sono le testine di Marco, dello spazzolino elettrico. Il pacco di Oceans Apart, dove praticamente ho ordinato con non mi ricordo quale sconto, una... È una maglietta, vedete? Ho preso una M per prenderla un po' più lunga, anche se secondo me è lo stesso sopra l'ombelico, però vabbè. Ed è di... Aspettate, non si vede niente. Provo a farvela vedere un po' meglio. Eccola qua. Tac. Ed è appunto una maglietta a maniche lunghe, però a crop. Secondo me per allenarsi va benissimo, ma tipo che l'ho pagata sui 30-40 euro massimo, perché c'era lo sconto e ne ho voluto insomma approfittare. Buongiornissimo caffè, allora oggi è venerdì 1 aprile e niente, io oggi non lavoro come insomma come infermiera e sono a casa per fortuna, perché così almeno ho avuto il tempo di per dedicare insomma almeno la mia prima mattinata ai video, e ho già finito di registrare un video, vi ho anche registrato delle storie per aggiornarvi su Instagram, però ovviamente come ogni youtuber adesso... c'è lo spoiler, io forse riuscirò a sbloccarmi tra microfoni eccetera, sperando di non far cadere il tutto, perché sennò così la luce pulsata non me la farò mai se faccio cadere le cose. Aiuto. Ok, ho deciso appunto di filmare stamattina. In realtà volevo svegliarmi prestissimo, ma non ce l'ho fatta, però vabbè, pazienza, cioè, ce ne faremo una ragione. E nulla. Aiuto, se vi faccio... No, non ve lo faccio vedere il caos perenne che c'è in questa casa, perché veramente è un disagio assurdo. Fatto sta che io adesso devo volare velocemente in una sede dove dovrò lavorare martedì prossimo. Ci tenevo ad andarla a vedere prima e quindi mi prendo questa cosa stamattina e vado dalla mia collega. Ebbene... Abbiamo preso il sushi all'Esselunga, dato che ce l'abbiamo dietro casa, e adesso ce lo pappiamo. Puntata! Stasera leggerini? Sarò. Posso spegnerlo? Zan zan. Oh. Si è bruciato ufficialmente? Buongiorno. Allora, oggi è sabato 2 aprile. E sto andando a Milano a lavoro. Mamma mia. A parte che mi sembra di essere tornata a febbraio, perché di nuovo è buio. Però pazienza. Allora fanciulli, noi siamo stati in via Monza e abbiamo preso le lentine di Marco. Io poi
ho preso alcuni prodotti della Kiehl's, che magari dopo vi faccio vedere, ho preso le patate dal fruttivendolo e siamo passati anche la copa, ma Marco è già andato su. Mamma mia. Mi sento un attimo rintronata, veramente mi sento rintronata. Però dai, adesso andiamo a casa, che così ci mettiamo in videochiamata con i parenti di Marco, perché oggi è il compleanno di suo nipote e il figlio di sua sorella. E stasera pizza da Vito e amici. Allora, noi ci siamo andati a fare un giretto e io ho preso alcune cose di Kiehl's. In realtà era da tantissimo tempo che non prendevo qualcosa di Kiehl's, ma veramente da una vita, letteralmente. Forse l'ho avuto sui 24-25 anni, tipo l'ultima volta. Mi ricordo che ero in America che ce li avevo, perché ero andata appunto da loro. E mi ero presa tipo i campioncini, le mini size, insomma. Fatto sta che comunque mi sono presa questo, che è il cleansing oil, che tra l'altro mi hanno pure, mamma mia, non si vede niente dalla luce, però fidatevi che magari dopo ve lo faccio vedere meglio, vi metto le clip, insomma, un po' più decenti. E fondamentalmente questo qui è un detergente che serve, cioè un detergente, è un mamma come si dice, makeup remover, ok? Che si può utilizzare semplicemente sul viso senza l'utilizzo del dischetto, proprio perché volevo iniziare ad evitare anche appunto di comprare sempre continuamente i dischetti, perché sapete che non utilizzo più i dischetti quelli in tessuto e utilizzavo solamente i monouso. Vai amore, fallo andare se vuoi. Poi ho preso l'Ultra Facial Cream, che questo qui è famosissimo, insomma, e però ho preso il Travel Size, ovviamente. E questa, che in realtà vedo sempre le storie di Giorgia Turco, ovvero la maschera all'avocado, di cui in realtà tra Giorgia, Elettra, insomma, un sacco di persone ne parlano bene di questa maschera, e quindi... Anzi, quasi la guardo questa. Che cosa sa? Prima cosa, mi hanno regalato questa pochettina carinissima con dentro appunto dei campioncini, insomma. Ups! E boh, che in realtà l'unico che mi attira, questo qua lo conosco perché appunto lo utilizzavo in passato, però un prodotto che mi attira è questo qua, ovvero il siero al retinolo, che è un campioncino, e hanno detto che tra l'altro è uno dei prodotti nuovi di Kiehl's. Lo provo e se mi trovo bene, tra l'altro, ritorno a prenderlo. È la domenica. Buono.